L'incendio è lunedì sera, all'incirca verso le ore 21, fortunatamente non durante la notte perché altrimenti sarebbe stato un disastro. Le persone coinvolte sono 14 persone per un totale di 5 appartamenti che attualmente sono stati evacuate e le relative famiglie in questo momento sono ancora da amici e familiari, ma da ieri sono stati già assegnati a loro 5 nuovi alloggi, 3 a Monte Ciccardo e 2 a Monte Labate. Adesso c'è un problema logistico, nel senso che ci stiamo attrezzando per reperire arredamenti, abbigliamento e tanti altri beni di prima necessità, alimentari e quant'altro, per poter far ripartire degnamente tutte queste 5 famiglie. Tengo di poter dire che già da sabato, se non tutte, 3 o 4 famiglie potranno già rientrare. Delle 3 persone portate in ospedale, una è stata dimessa, tutte e 3 sono state dimesse, una nell'immediato, mentre invece le altre 2 necessitano di medicazioni che verranno effettuate a casa, hanno delle fasciature, hanno delle scoriazioni dovute chiaramente all'incendio, alle braccia e dal viso. Nel frattempo ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda le cause precise da cui è generato l'incendio? Allora, sono in fase di sviluppo gli accertamenti, però è molto probabile che trattasi o di una lampada o di una stufa, una stufetta a liquido infiammabile. Al 99% e questa dovrebbe essere la causa scatenante. Partita da un appartamento in un salotto, che comunque c'era sia il salotto sia la lampada con il liquido infiammabile, sia la stufa sia un'altra stufetta, e da lì poi divampato all'interno dell'appartamento e anche negli altri. In questo momento tutti i nostri sforzi devono essere profusi per cercare di dare immediatamente un alloggio nuovo e degno alle 5 famiglie sfollate. Chiaramente siamo già in contatto con i tecnici del comune, l'Entera, e poi ci saranno dei sopralluoghi anche da parte delle assicurazioni, perché è nostra premura partire immediatamente con una valutazione tecnica dei lavori da fare e ripristinare il prima possibile gli attuali alloggi. Chiaramente all'interno sono devastati, speriamo che la struttura portante piramidale possa essere non sostituita, perché a quel punto lui se no diventerebbe un intervento strutturale importante e non riuscirei a quantificare nell'immediato i tempi, mentre invece è mio interesse ed anche comunque della comunità farli rientrare, speriamo nell'arco di 8, 9, 10 mesi.